Cari fratelli e sorelle, vogliamo proseguire nella nostra lettura intorno al Libro dei Salmi. Siamo giunti al Salmo 80, un altro Salmo di Asaf. È già da un po' di tempo che stiamo meditando i Salmi di questo salmista. Abbiamo detto che è il salmista molto probabilmente più prolifico del Salterio dopo Davide. E sicuramente abbiamo anche avuto modo di vedere, di sottolineare anche quelle differenze che caratterizzano i salmi di Davide dai salmi di Asaf. Ovviamente questa non è una regola che vale sempre, però molto spesso i salmi di Davide sono personali, ovvero Davide parla di esperienze sue personali che potevano essere di gioia, potevano essere di dolore, potevano essere di angoscia. Abbiamo avuto modo di vedere proprio sia salmi sia di un tipo che di un altro, mentre invece Asaf parla più che altro a livello collettivo, quindi parla a livello nazionale. I salmi di Asaf sono più che altro, e lo vedremo anche in questo salmo, nel Salmo 80, concentrati sul popolo e sulla nazione di Israele. Ci siamo resi conto, ad esempio, quando abbiamo visto il Salmo 78, di come Asaf rievoca situazioni, esperienze particolari che il popolo di Israele aveva vissuto nel passato. Lui ha molto in mente proprio questo concetto e questo argomento. E lo vedremo anche in questo Salmo, nel Salmo 80. Possiamo leggerlo tutto quanto, cercheremo di vederlo un pochino tutto, sebbene in modo sommario. Porgi orecchio, o pastore di Israele, che guidi Giuseppe come un gregge, o tu che siedi sopra i cherubini, fa risplendere la tua gloria. Davanti a Efraim, a Beniamino e a Manasse, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O Dio, ristoraci, fai risplendere il tuo volto e saremo salvi. Questa è la frase chiave di tutto il Salmo 80. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando sarai irritato contro la preghiera del tuo popolo? Tu li hai cibati di pane intriso di pianto e li hai dissetati con lacrime in abbondanza. Tu ci hai resi oggetto di contesa per i vicini, i nostri nemici ridono di noi. O Dio degli eserciti, ristoraci, fai risplendere il tuo volto e saremo salvi. Portasti fuori dall'Egitto una vite, scacciasti le nazioni per piantarla, tu sgombrasti il terreno ed essa mise radici e riempì la terra. I monti furono coperti della sua ombra e i suoi tralci furono come cedri altissimi. Stese i suoi rami fino al mare e i suoi germogli sino al fiume. Perché hai rotto i suoi recinti e tutti i passanti la spogliano? Il cinghiale del bosco la devasta, le bestie della campagna ne fanno il loro pascolo. O Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quel che la tua destra ha piantato e il germoglio che hai fatto crescere forte per te. Essa è arsa dal fuoco e recisa. Il popolo perisce alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che hai reso forte per te. E noi non ci allontaneremo da te. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, ristoraci, fai risplendere il tuo volto e saremo salvi. Se avete contato, per 3 volte troviamo questa stessa frase, questa stessa affermazione, e vedremo anche un pochino quello che è il suo valore. Allora, procedendo con ordine, possiamo vedere come Asaf, nel suo prologo di questo salmo, definisce il Signore il pastore di Israele. Pastore di Israele, già Davide rievocava proprio questa meravigliosa definizione del Signore, quando, ad esempio, nel Salmo 23, Davide diceva: Tu, Signore, sei il mio buon pastore. Asaf che cosa dice? Ecco qui la differenza. Tu sei il pastore di Israele. Davide personale, Asaf collettivo. Questa è un'ulteriore dimostrazione proprio di queste differenze tra i due salmisti. Certamente il Signore era
il pastore di Israele, perché già fin dai tempi, quando, come ci ricordiamo, quando il Signore chiamò Mosè al suo servizio per andare dal Faraone, per condurre fuori il popolo dall'Egitto, il Signore voleva e desiderava guidare e condurre il suo popolo giorno per giorno. Lui voleva essere la guida, il capo, il conduttore del suo popolo. Non possiamo certamente immaginarci di quanto dolore il Signore abbia provato quando, pur sapendolo ovviamente anticipatamente, anzi da sempre, visto che il Signore è onnisciente, però quando il popolo chiese un re, quello fu un grande dolore per il Signore, perché il Signore desiderava essere lui a guidare il popolo e non un uomo. Quella richiesta fu dettata, come ci ricordiamo, dal fatto che tutte le nazioni avevano un re, tutte le nazioni avevano un uomo che aveva in mano il potere, e ovviamente anche Israele si doveva conformare, perché tutti ce l'avevano, perciò anche loro dovevano avere un re. Ma è chiaro il Signore quando dirà a Samuele: Samuele, non ti devi alterare, perché in realtà chi si deve alterare sono io, perché non hanno rigettato te, hanno rigettato me, hanno rifiutato me come guida, come capo e come conduttore del popolo. Però effettivamente possiamo vedere in tutto l'Antico Testamento come il desiderio, l'anelo del Signore era proprio quello di guidare e di condurre Israele, esattamente come è desiderio e anelo del Signore quello di guidare la nostra vita, quello di guidare e condurre la nostra vita. Noi sappiamo che nell'Antico Testamento il pastore di Israele è Yahweh degli eserciti, è il Signore degli eserciti. Nel Nuovo Testamento il pastore della Chiesa, il supremo pastore della Chiesa, è il Signore Gesù Cristo. Lui è il capo supremo della Chiesa, che guida, che conduce, che desidera guidare e condurre le nostre vite. E Asaf cita diverse tribù di Israele, non le cita tutte, cita ad esempio Giuseppe nel primo versetto, cita Efraim, cita Beniamino, cita Manasse. C'è un motivo per questo. Se noi andiamo a vedere quella che è la storia di questi uomini, sappiamo che ogni tribù di Israele è nata da uno dei figli di Giacobbe. Giuseppe sappiamo che era il figlio prediletto di Giacobbe, e se vogliamo questa fu una colpa sia di Giuseppe e che di Rachele, anche se Rachele ebbe soltanto due figli, ovvero Giuseppe e Beniamino. Con la nascita di Beniamino, la nascita di Beniamino segnò anche la morte di Rachele stessa, e mentre invece con Lea Giacobbe ebbe tutti gli altri figli. Però visto che Giacobbe amava Rachele ma non amava Lea, ecco perché Giuseppe era il figlio prediletto. Io come genitore, anche se ho una figlia sola, quindi è ovvio che avendo una sola figlia non c'è proprio il pericolo delle discriminazioni, però quando si hanno più figli, l'esempio dei patriarchi ci deve insegnare. Ogni figlio deve essere trattato in egual modo, non ci possono e non ci devono essere discriminazioni, perché questo ha causato nella famiglia, nella casa di Giacobbe, dei grandi guai. L'invidia dei fratelli, pur non giustificando e pur dando a loro la responsabilità che essi devono avere, fu dettata proprio da questo sbaglio del padre, quello di discriminare i fratelli, perché ovviamente la predilezione di Giacobbe era nei confronti di Giuseppe e poi di Beniamino. Beniamino verrà in un secondo tempo, ma ecco perché Giacobbe era così recalcitrante di dare Beniamino nuovamente ai fratelli per portarli in Egitto, secondo la richiesta di Giuseppe, perché Giacobbe, visto che era stato ingannato a suo tempo, diceva: ho perso Giuseppe, non voglio perdere anche Beniamino. È come se gli altri fratelli scomparissero e rimaneva soltanto Beniamino. Poi abbiamo Efraim e Manasse, che sono i figli di Giuseppe, sono i figli che nacquero a Giuseppe in Egitto. Sappiamo che Giuseppe prese in moglie un'egiziana. Di questa donna non ci viene detto altro, non ci viene detto nulla, non ci viene detto se essa si convertì al Dio di Israele o se non si convertì. È presumibile che ci fu conversione, ma di questo il testo non dice nulla. E poi si parla di Beniamino. Quindi si prendono delle tribù particolari che rievocano anche la storia di questi quattro uomini e di questi personaggi. Però un dettaglio che vorrei sottolineare è proprio questa affermazione
che abbiamo nel versetto 1 che non sempre, oppure non spesso, troviamo nella scrittura. Dio che siede sopra i cherubini. È una bellissima affermazione. E proprio possiamo dire che questo salmo capita a fagiolo perché nell'aver iniziato il libro di Ezechiele, proprio nel capitolo 1, noi troviamo la descrizione di questa straordinaria rivelazione. Tu che siedi sopra i cherubini. Seguite in un attimo in Ezechiele, al capitolo 1, Ezechiele capitolo 1, non staremo a commentare questo testo, ma proprio per osservare questa visione, la prima visione che ha il profeta Ezechiele, che è proprio riguardante la gloria di Dio. Ezechiele capitolo 1 è una lettura abbastanza lunga, ma visto che non la commenteremo, possiamo leggerla dal versetto 4 fino intanto al versetto 12, poi leggeremo qualche altro versetto. Io guardai ed ecco venire dal settentrione un vento tempestoso, una grossa nuvola con un fuoco folgorante e uno splendore intorno a essa. Nel centro vi era come un bagliore di metallo in mezzo al fuoco. Nel centro appariva la forma di quattro esseri viventi, e questo era l'aspetto loro. Avevano aspetto umano. Ognuno di essi aveva quattro facce e quattro ali. I loro piedi erano diritti, e la pianta dei loro piedi era come la pianta del piede di un vitello, e brillavano come il bagliore del rame lucente. Avevano mani d'uomo sotto le ali, ai loro quattro lati. Tutti e quattro avevano le loro facce e le loro ali. Le loro ali si univano l'una all'altra, camminando non si voltavano, ognuno camminava diritto davanti a sé. Quanto all'aspetto delle loro facce, essi avevano tutti una faccia d'uomo, tutti e quattro una faccia di leone a destra, tutti e quattro una faccia di bue a sinistra e tutti e quattro una faccia d'aquila. Le loro facce e le loro ali erano separate nella parte superiore, ognuno aveva due ali che si univano a quelle dell'altro e due che coprivano tutto il corpo. Camminavano ognuno diritto davanti a sé, andavano dove lo spirito li faceva andare e camminando non si voltavano. Facciamo un salto e leggiamo il versetto 22. Sopra le teste degli esseri viventi c'era come una volta di un bagliore come di cristallo di ammirevole splendore e si estendeva su in alto sopra le loro teste. Sotto la volta le loro ali erano diritte, l'una verso l'altra. Ciascuno ne aveva due che coprivano il corpo. Quando camminavano, io sentivo il rumore delle loro ali come il rumore delle grandi acque, come la voce dell'Onnipotente, un rumore di gran tumulto, come il rumore di un accampamento. Quando si fermavano, abbassavano le loro ali, si udiva un rumore che veniva dall'alto, dalla volta che era sopra le loro teste. Attenzione qua. Al di sopra della volta che era sopra le loro teste c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono, e su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo che vi stava seduto sopra, su, in alto. Vidi come un bagliore di metallo come del fuoco che lo circondava, tutto intorno dalla sembianza dei suoi fianchi in su e dalla sembianza dei suoi fianchi in giù, vidi come del fuoco, come uno splendore tutto attorno a lui. Non abbiamo il tempo di soffermarci su questa visione straordinaria che ha Ezechiele, ma è veramente qualcosa di grandioso. Qualcosa di grandioso. Chi sono questi quattro esseri viventi che vede il profeta Ezechiele? Ezechiele 10 ci dirà che sono cherubini. Sono cherubini. Che sono autorità angeliche, che sono distinte dai serafini. I serafini, ad esempio, hanno sei ali, questi quattro esseri viventi ne hanno quattro di ali, però sotto certi aspetti hanno le stesse funzioni. Cioè, abbiamo letto che con due ali coprivano il loro corpo. I serafini, in segno di adorazione, con quattro ali, in Isaia 6 diciamo questo, coprono tutto il loro corpo, ovvero le autorità angeliche. Quando incontrano il Signore, quando si scontrano col Signore e con la gloria di Dio, prorompono in un grido di adorazione. Si fermano e adorano.
Ezechiele 1 ha tantissimi, ma tantissimi collegamenti con Apocalisse 4. Tantissimi collegamenti sotto certi aspetti. E nel versetto 26 che cosa abbiamo letto? Al di sopra della volta. E la volta, se noi leggiamo tutta la visione, la volta sta sopra le creature viventi. Ma al di sopra della volta, che cosa vede Ezechiele? Una figura d'uomo seduto su un trono. Che cosa dice il salmista Asaf? Tu che siedi sopra i cherubini. Sopra i cherubini. Tu sei al di sopra di tutto. Tu siedi, potente, giudice, sul trono al di sopra dei cherubini. Ed è bello vedere come anche il profeta Ezechiele, prima di iniziare la sua missione, prima di iniziare ad andare a proclamare un messaggio di giudizio contro Israele, lui prima deve incontrarsi col Signore, con questa visione straordinaria. Quando Ezechiele vede questa visione, e possiamo dire che stranamente, non è scritto, non è strano, ma Daniele cadde ai piedi, in Daniele 10 leggiamo questo, quando vede una teofania, una cristofania, è scritto che Daniele cadde come morto, Giovanni cadde come morto, Ezechiele non è scritto che cadde come morto, ma certamente non possiamo certamente dire che il profeta rimase indifferente di fronte a questa visione. Dopo questa visione il Signore dirà: ora puoi andare. Ora puoi andare a proclamare il mio messaggio, sia che Israele ti ascolti, sia che Israele non ti ascolti. Però ora sei pronto. Ma prima di questo Ezechiele si doveva vedere questa visione così straordinaria. I cherubini non sono angeli qualsiasi, sono creature di Dio, ma non sono angeli qualsiasi. Sono autorità angeliche che, pensate, avranno un grande valore. Ce l'hanno sempre avuto, ma a livello di funzione, proprio nel periodo della grande tribolazione. Saranno loro, perché le quattro creature viventi in Apocalisse le troviamo sempre praticamente, che hanno il compito di essere esecutori dei giudizi di Dio. Questo è il compito del cherubino. Il serafino ha un altro compito, ma è bello vedere come le autorità angeliche tutte insieme sono concordi nel dare adorazione, nel rivolgere adorazione al Signore, al di sopra di loro, al di sopra di loro, al di sopra dell'arcangelo Michele, che è il capo degli angeli, delle autorità stesse angeliche, c'è il Signore, al di sopra di tutto. È una rivelazione straordinaria quella che ci dà qui Asaf, e con questa rivelazione gli dice: fai risplendere la tua gloria, fai risplendere la tua gloria. E questo in merito a un contesto che possiamo dire è piuttosto simile anche ai salmi che abbiamo visto in precedenza, ad esempio nel Salmo 79. Si tratta infatti di un contesto di sofferenza. Israele si trova nella sofferenza. E come ci illustra molto bene la storia biblica, la sofferenza del popolo è sempre stata causata dal suo peccato. Non era nella volontà del Signore che il popolo di Israele soffrisse o fosse umiliato, era il suo popolo, è il suo popolo eletto, ma il peccato si paga. Ed è per questo motivo che Israele molto spesso ha dovuto affrontare situazioni di dolore, situazioni di sofferenza. E allora Asaf nel versetto 2 dice: risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Abbiamo già meditato, non mi dilungo su questo, su queste affermazioni dei salmisti. Asaf non stava dando un ordine al Signore. Anche Davide si esprimerà in un modo simile a livello personale, ma qui i salmisti, come sappiamo, non davano ordini al Signore. Però certamente io credo che sia assolutamente umano che quando si è nella sofferenza non si vede l'ora che la sofferenza finisca. Nessuno piace soffrire. E quando noi siamo nella sofferenza desideriamo che termini immediatamente, che cessi immediatamente. Questo era il desiderio che aveva certamente anche Asaf, ma come abbiamo visto nel Salmo 79, il desiderio del salmista era che, visto che queste nazioni, come dirà più avanti, deridono, oltraggiano il popolo di Israele, che il nome del Signore continuasse ad essere onorato, non disonorato.
come purtroppo accadeva, quando Gerusalemme era attaccata, assediata, quando il popolo di Israele ha dovuto conoscere ben due deportazioni. Le nazioni lì hanno avuto modo di disonorare il nome del Signore. L'Apostolo Paolo, che prenderà anche questo passo che abbiamo nell'Antico Testamento, che a causa delle cadute, del peccato di Israele, il nome di Dio era bestemmiato tra le nazioni, invece di essere onorato, era purtroppo bestemmiato. Perciò Asaf, come uomo di Dio, non può rimanere indifferente di fronte a una situazione del genere, e per la prima volta delle tre, ecco che abbiamo questa affermazione così straordinaria. O Dio, innanzitutto, prima salvaci. Qui si parla più che altro di una salvezza fisica, dal pericolo, dalla sofferenza che il popolo aveva. O Dio, ristoraci. Cosa vuol dire ristorare? Quando noi siamo stanchi, quando noi siamo affaticati, abbiamo bisogno di riposarci. Abbiamo bisogno magari di prendere un bicchiere d'acqua fresca, abbiamo bisogno di sederci. E allora il nostro corpo comincia a sentire del sollievo. Ristoraci vuol dire proprio: Signore, dacci sollievo. Ma qui non si stava parlando di una stanchezza normale, non si stava parlando di una sofferenza normale, si stava parlando di ben altro. E anche se Asaf avesse preso dell'acqua fresca o si fosse seduto, la situazione non sarebbe cambiata, perché si sta parlando di una sofferenza morale, di una sofferenza spirituale. E allora qui deve intervenire il Signore. Solo il Signore può risolvere, può lenire queste sofferenze. Ed ecco perché Asaf si rivolge proprio al Signore, sapendo che soltanto Lui può arrivare dove noi non possiamo arrivare. Ci sono, l'abbiamo visto nei Salmi di Davide a livello personale, ci sono sofferenze, ci sono dolori che solo il Signore può cicatrizzare e solo il Signore può anche far sparire. Ma soltanto Lui lo può fare, non possiamo farlo noi, né da soli e nemmeno con l'aiuto degli altri. Io mi ricordo sempre dell'esempio che abbiamo nel vecchio Giacobbe, che quando gli viene data la notizia della morte di Giuseppe, è scritto che tutti i familiari si strinsero intorno a lui, ma lui che cosa fece? Li allontanò. Non voleva essere consolato, perché il suo dolore era troppo grande. Ci sono dolori dove gli esseri umani sono assolutamente impotenti. Solo il Signore può intervenire come soltanto Lui sa fare. Ebbene, noi vediamo proprio questo desiderio di Asaf di uscire completamente da questa situazione. E allora dice: fai risplendere il tuo volto e saremo salvi. Questo che cosa significa? Fai risplendere il tuo volto, che il tuo volto torni nuovamente ad essere favorevole verso di noi. C'è, molto spesso viene ricordato, lo voglio leggere io per brevità, quella non formula, perché non è che si tratta di una formula magica, ma di quello che veniva detto all'interno del popolo di Israele quando si voleva richiamare la benedizione di Dio. Ed è proprio il Signore a ordinare che venissero pronunciate queste parole: voi benedirete così i figli di Israele, direte loro: il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Quindi che cosa significa? Fai risplendere il tuo volto su di noi. Torna nuovamente a benedirci. Torna nuovamente a benedirci. Perché il volto del Signore era adirato contro il suo popolo. Non era favorevole, era adirato a causa del peccato. E allora Asaf, visto che sa ed è perfettamente consapevole che senza la benedizione di Dio Israele non sarebbe andato da nessuna parte, allora chiede al Signore: torna nuovamente
a benedirci, e per ben tre volte, come li abbiamo contati, per ben tre volte Asaf dice e afferma la stessa cosa: Signore Dio degli eserciti, fino a quando? Qui lo dice chiaramente Asaf: sarai irritato. Il Signore era irritato contro la preghiera del tuo popolo. Questo che cosa significa? Che Israele pregava, ma non c'era risposta. Ci rendiamo conto della situazione? Israele pregava il Signore e non c'era risposta. Perché? Ci sono delle condizioni da soddisfare. Se io prego il Signore perché mi risponda a una mia precisa richiesta, ci sono delle condizioni perché il Signore ascolti la mia preghiera e che mi esaudisca. E sono almeno due le condizioni che noi troviamo nella Scrittura. Uno, che il mio cammino nei suoi confronti sia di ubbidienza, e secondo, che io chieda qualcosa che è conforme alla sua volontà. Queste sono le condizioni. Se vengono meno queste condizioni, non ci può essere nemmeno esaudimento. E quindi Asaf proprio qua dice: conto la preghiera del tuo popolo. Quindi il popolo stava pregando, ma il Signore non rispondeva. Anzi, che cosa Israele stava sperimentando? Non certamente le benedizioni di Dio, ma è scritto nel versetto 5: tu li hai cibati di pane intriso di pianto e li hai dissetati con lacrime in abbondanza. Altro che benedizione. Qui abbiamo sofferenza. Qui abbiamo sofferenza. Il pane del dolore mangiava il popolo. Il suo dissetarsi, pensiamo che espressione usava, il suo dissetarsi era il suo stesso pianto. Era il suo stesso pianto, l'acqua con cui si dissetava. Guardiamo in che situazioni noi ci possiamo trovare a causa della nostra stoltezza. Ma non soltanto. Versetto 6: abbiamo la derisione dei vicini, la derisione delle nazioni. Tu ci hai reso oggetto di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. È veramente drammatico. Non soltanto si è nella sofferenza, non soltanto non c'è nessuno, come dirà il Signore nel libro di Geremia, verso Gerusalemme. Il Signore dirà un qualcosa di estremamente chiaro e preciso. Egli dirà: Gerusalemme, tu sei affranta da una piaga grave e non c'è consolatore e non c'è medico che possa guarirti. Non c'è medico che possa guarirti. Questo lo dice nei primi capitoli del libro di Geremia. Non soltanto questo, ma addirittura la derisione delle nazioni. È umiliante. È estremamente umiliante quando si è derisi, quando si è oltraggiati, quando ci si trova nello stato di debolezza più totale. Praticamente qui abbiamo un popolo, abbiamo un Israele che non è in grado, non è capace di reagire. Perciò le nazioni nemiche hanno moltiplicato i loro attacchi, e di conseguenza ovviamente colui che era dietro a queste nazioni, ovvero il maligno. E perciò Asaf, seconda volta: o Dio degli eserciti, ristoraci, fai risplendere il tuo volto e saremo salvi. E poi possiamo dire, nell'ultima parte di questo salmo abbiamo infatti ecco perché potremmo intitolare questo salmo il salmo della vigna, proprio perché Asaf prende questo simbolo che nell'Antico Testamento rievoca sempre il popolo di Israele. E Asaf rievoca anche quella cura e quella protezione che il Signore, come buon viticoltore, come buon vignaiuolo, è bello ricordare che il Signore Gesù in Giovanni 15 riprenderà questo stesso simbolo dicendo che la vite non è Israele, la vite è lui, è il padre il vignaiuolo. È bello questo. Questo, i contemporanei del Signore Gesù, coloro che lo ascoltavano, i discepoli, subito, mentre quando il Signore Gesù fece questo paragone, subito pensarono a tutti quei passi dell'Antico Testamento dove si parla della vite, riferito ad Israele. Il Signore Gesù dice: la vite sono io.
e voi siete tracci, e il Padre mio è il vignaiuolo. Quindi dal versetto 8 Asaf ritorna nuovamente all'Egitto, quindi quando questa vite, ovvero Israele, era in Egitto, e dice: portasti fuori dall'Egitto una vite, scacciasti le nazioni per piantarla, sgombrasti il terreno ed essa mise radici e riempì la terra. I monti furono coperti della sua ombra, i suoi taci furono come cedri altissimi, stesi i suoi rami fino al mare, i suoi germogli sino al fiume. Quindi in questi versetti abbiamo proprio quella cura che qualsiasi viticoltore avrebbe nel curare la sua vigna. Io, anche se sono perito agrario, però ormai ho perso i miei studi, però mi pare di capire che la vite sia piuttosto delicata, che ci siano tante malattie che possono colpire una vite, e perciò bisogna stare attenti nel proteggerla, nel curare il terreno, nel fare quello che bisogna fare. E il Signore fece tutto quello che doveva fare per proteggere, per curare, per guidare, per nutrire questa vite. Era una vigna bellissima. Possiamo dire che non c'era una vigna più bella, i suoi grappoli erano meravigliosi, proprio rievocando questa particolare simbologia, mi pare sempre nel libro di Geremia è scritto, questo è un versetto che cita molto spesso il fratello Elia Principe, perché dalla tua uva sono uscite lambrusche. Ovvero un prodotto che non era nella volontà del viticoltore, non era nella sua volontà, è uscito della falsa, possiamo dire, un falso prodotto. Quindi di fronte a tutta questa cura, di fronte a tutto questo affetto, a questo amore che questo viticoltore così meticoloso, perfetto, ha rivolto nei confronti della sua vigna, che cosa è successo? Versetto 12: perché ha rotto i suoi recinti e tutti i passanti la spogliano? C'è una domanda che fa Asaf. Asaf sta chiedendo al Signore: Signore, ti sei dato tanto da fare per creare questa vite, per proteggerla, per renderla così bella, ma allora perché permetti che degli animali selvatici, che è un simbolo chiaramente, chi sono questi animali selvatici? Le nazioni nemiche, è un simbolo. Come mai hai permesso che dei cinghiali distruggessero il recinto e facessero piazza pulita? Avete mai visto in un documentario un cinghiale? Che cosa può fare? Un cinghiale spazza via tutto quello che trova. Ha una forza impressionante. Non avevo mai visto un cinghiale all'opera, ma veramente speravo di non trovarci mai, di essere inseguiti da dei cinghiali, perché sarebbe veramente drammatica la cosa. Ha proprio una forza, soprattutto nel muso, nel suo muso, una grandissima forza. I cinghiali spazzano via quello che trovano. Ebbene, perché il Signore hai permesso che i passanti spogliassero questa vite? Il cinghiale, ecco che qui lo cita, il cinghiale del bosco la devasta, le bestie della campagna ne fanno il loro pascolo. Asaf è consapevole che questo non era nella volontà di Dio originaria. Però Asaf doveva anche capire che è nella volontà di Dio la sua disciplina, che è nella volontà di Dio la sua correzione, che è nella volontà di Dio il fatto che il Signore punisca quando deve punire. Questa è volontà di Dio, perché così egli è fatto con il suo popolo, egli fa con la sua chiesa, egli fa con i figli che egli ama. È molto chiaro quello che dirà il Signore Gesù nella lettera alla Laodicea: il Signore corregge i figli che egli ama. E così ha fatto anche nei confronti del popolo di Israele, anche se vorrei ribadire che nel popolo di Israele non erano tutti credenti, anzi c'erano molti increduli, a partire dal re. Mi ricordo di Geremia che ha dovuto combattere contro il re Joachim, che era un empio di prim'ordine, eppure era il sovrano del popolo di Giuda. Quindi anche qui bisogna fare le dovute distinzioni. E quindi Asaf come si comporta? Come si saranno comportati anche noi? Asaf desidera
ma lo chiede con umiltà, lo chiede con deferenza, ma chiede al Signore che torni nuovamente ad intervenire. O Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi quel che la tua destra ha piantato e il germoglio che hai fatto crescere forte per te. Vedete come l'obiettivo di Asaf non cambia. Asaf desidera che Israele torni ad essere una vite rigogliosa, una vite bella per il Signore, per te, non per me, ma per te, affinché, Salmo 79, il tuo nome sia onorato. Sempre nei salmisti abbiamo questo grande desiderio, questo meraviglioso desiderio. Proteggi quello che la tua destra ha piantato e il germoglio che hai fatto crescere forte per te. Essa, qual è la situazione che viveva Asaf? Essa è arsa dal fuoco, è recisa, il popolo perisce alla minaccia del tuo volto, sia la tua mano sull'uomo della tua destra, ovvero su colui che tu metterai a guida, il re, l'uomo che è della tua destra, sul figlio dell'uomo che hai reso forte per te, e noi non ci allontaneremo da te. È bello questo desiderio. Possiamo dire che su Asaf potremmo nutrire fiducia, ma non forse su altri, perché questa espressione, queste parole così belle, Israele le pronunciò molto spesso. Signore, noi faremo quello che tu ci dirai. Noi non ci allontaneremo da te. Quando Giosuè terminò la sua vita terrena, prima della sua morte, Giosuè mise in guardia il popolo di Israele e lo pose davanti ad una scelta. Chi volete servire? Volete servire gli idoli o volete servire il Signore? Quanto a me e alla casa mia, pensate, sta parlando un uomo che ormai è vicino alla morte. Quanto a me e alla casa mia serviremo l'Eterno. Quanto è bello questo esempio. Io mi aspetterei queste parole da un giovane, da uno di vent'anni, da un giovane di vent'anni. Quanto a me e alla casa mia, un neosposato. Quanto a me e alla casa mia serviremo l'Eterno. Ma chi sta dicendo queste parole è un uomo che ha 110 anni e che è prossimo alla morte. Nonostante questo, egli dice, quanto a me e alla casa mia. C'ho ancora un alito di respiro in corpo? Continuerò a servire il Signore. Non c'entra l'età. Non c'entra niente l'età. C'entra quanto amore, quanto zelo io ho per il Signore. Questo è qualcosa, è una lezione che deve rimanere veramente nella nostra mente e nel nostro cuore. Possiamo dire che Asaf sicuramente fece per lui queste parole. Noi non ci allontaneremo da te. E per la terza volta, versetto 19, Signore Dio degli eserciti, ristoraci, fai risplendere il tuo volto e saremo salvi. Asaf dipende completamente dal Signore. È un uomo, come abbiamo avuto modo di vedere, che si poneva delle domande, e abbiamo anche detto che il porsi dalle domande non è mai sbagliato. Ciò che è sbagliato può essere quella motivazione sbagliata che ti spinge a fare delle domande. Ma domandare, chiedere al Signore per capire la sua volontà, il perché non mi trovi in una determinata situazione, non è certamente sbagliato. Asaf faceva queste domande spinto da questo desiderio. E possiamo certamente dire, senza tema di errore, che il Signore agì nella sua vita, agì nella vita di questo salmista, che aveva come obiettivo il fatto che il Signore venisse onorato, non soltanto dal popolo di Israele, ma anche dalle altre nazioni. Che questo veramente possa essere il desiderio che anima anche il nostro cuore. Amen.